Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Aurora del mondo dei Davide Aurora e oggi mi trovo su Roblox Brookhaven perché ho intenzione di farvi vedere come farvi un look costoso completamente gratis ma senza spendere neanche un Robux. Capito? Zero Robux. Farò due video, uno per le femmine e uno per i maschi e ovviamente da quello comincio, quello per i maschi, poi le donne. Si dice prima le donne, ma... Allora, iniziamo, così dopo più tempo libero per farmi quello, il mio preferito, quello delle femmine. Allora, io come vedete ho un semplice noob e questo noob lo renderò bellissimo perché ora è tutto brutto, cubettoso. Allora, vado sul negozio e vi farò vedere cosa vi servirà. Vi serviranno i personaggi, perché dei personaggi si potranno ricavare o vari oggetti molto molto belli. Allora, per il maschio vi consiglio lo zombie, poi vi servirà il vi servirà lui, che magari, che ne so, useremo qualche oggetto. Oakley, ovviamente io l'ho presi tutti per la vostra precauzione, che useremo i pantaloni, magari anche i capelli, non possiamo saperlo. E infine Dennis. Ah, prendetevi anche Giovanni, perché vi servirà per la corporatura, ovviamente non rimarrà la stessa. Queste che costano, le escludiamo. Ah, prendete anche Junkbot e questo qui. Allora, il cavaliere e... non so come si chiama, e Junkbot. Junkbot è un personaggio molto molto bello. Se volete potete anche solo tenere Junkbot e giocare, ma non solo i maschi, anche le femmine. Di Junkbot ci serviranno il braccio robotico e lo zainetto. E possiamo iniziare con l'avatar. Allora, tornando sul vostro personalizzarmi, si bugga sempre quando esco dallo shop perché acquistato, chi lo sa. Allora, io come vedete ho già salvato i personaggi, ma non sono importanti. Noi adesso andiamo su personaggi acquistati. Perché ho l'animazione dove stanno i per... Vabbè, andate su testa e corpo perché vi serviranno i busti. Sì, si inizia sempre dai busti. E utilizzate quello più muscoloso che avete, questo per esempio, no? Molto molto carino. Ok, per ora sembrate dei mostri, però poi non vi preoccupate che andremo a modificarlo. Poi usiamo questo. Allora, sono un po' tutti uguali, però non ci interessa. Aspettate, proviamo questo. Ma ragazzi, non capire. Aspettate, forse è questo. No ragazzi, non so quale sia. Vabbè, sentite, usiamo questo. E poi le braccia destre. Ragazzi, si vede qua. Ti vedi qua. E poi utilizziamo quest'altra. No, questa. Sentite, usiamo questa. E poi le gambe. Le gambe le andrete a modificare così. Sì, sono queste. E l'altra, se volete modificate anche la stazza per fare un ragazzo alto, ma io non lo voglio fare. Ok, ora che abbiamo il nostro fisico, andiamo con le cose più belle. Potete tenermi anche questa faccia, ma è inquietante, quindi non la tenete. Andate su facce classiche qui. Scusate i rumori. Dai, va! E utilizzate una di queste facce. Allora, io utilizzerò questa, però sarei anche indecisa se utilizzare questa. No, questa è brutta, sembra che gli esce il mocciolo dal naso, quindi usiamo questa. Questa è molto molto bella. Poi andate su andate su capelli. Ecco. Perché ho acquistato Dennis? Perché ha dei capelli veramente veramente realistici e sembrano quelli acquistati, come, guardate, come questi. Hanno la stessa grafica e soprattutto sono bellissimi, perché gli altri, guardate che, come, aspetta, per esempio questi sono strani, tipo fatti male, e quindi sono meglio questi. Poi, questi sono gusti, Poi andate su vestiti. Qui arriva il bello, andate su vestiti o usate questi, ma come vedete, no,
si buggano, come vedete diventano tutti strani e meglio di no. Andate su camicie classiche e utilizzate, allora quale avevo preso io? Questa è molto carina per qualche maschio, boh, non lo so, vuole utilizzarla. Noi utilizzeremo questa di Roblox classica, però è bellissima, ragazzi, posso usarla sia maschi che femmine. Noi utilizzeremo questa per il maschio e i pantaloni classici che saranno, ve l'ho già detto, sì, questi. Sì, sono questi. E come vedete abbiamo già un bel ragazzo di Roblox, però i pantaloni non mi convincono. Questi ci stanno meglio. E poi, no, 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 aspetta. Questi corti, che ne dite? Sì, a me piace. No, vabbè, mettiamo questi. Punto e basta, mettiamo questi, non ne posso più. Andate su Sempre Scopri di più, perché mi sono dimenticata di prendere una giacca. Le giacche sono sempre quelle migliori, perché guardate, ci hanno messo le felpe, le giacchette, questa per esempio, no? Ma quella che ci renderà davvero i gamestar, davvero yeah, sarà questa bianca. Questa bianca ci sta veramente, veramente bene. Ah, io già ce l'avevo. Mannaggia. Prendete questa. Questa mi piace molto, ma il mio uomo avrà questa felpa azzurra. No, vabbè, mettiamo la giacca bianca che forse è molto meglio, sì. Oh, ma non è finita qui, abbiamo ancora gli accessori. Gli accessori faccia saranno questi magnifici occhiali, e come vedrete avremo già un look da sballo, però non dobbiamo sembrare un ruffiano. Poi allora sarebbero anche belli questi, ma guardate, voglio farveli vedere da vicino, che schifo, sono troppo spessi, a me non mi piacciono gli occhiali spessi. E poi questi, ho cambiato la maglia e i pantaloncini perché non mi piacevano molto e non stavano bene con la giacca e con gli occhiali e i capelli, per questo ho cambiato un po' il tutto ed è venuto questo. Ma l'ultima cosa che voglio fare è metterci gli accessori, che saranno quelli della testa. Vorrei metterci un cappellino, ma come vedete si bugga, quindi voglio fare questo, andare sullo shop e vedere cosa si può effettivamente fare per questo cappellino. Vediamo che cosa si può fare con questo cappellino. O mettiamo questo che non si bugga, o togliamo i capelli. O non li mettiamo proprio. Sentite, non li mettiamo proprio. Volevo metterci un cappellino, ma non ci sta bene. Vedete, si buggano tutti. E quindi eviteremo. Bene, ragazzi. Allora, se vi piace questo avatar, ditemelo per i maschi. Allora, per i maschi, proviamolo sul gioco. Ve lo faccio subito vedere dal gioco. Ragazzi, dicevo, ecco il nostro avatar di Roblox. Allora, devo dire che non è veramente male, però vi dico, si può fare di meglio di così. Non mi convince molto, non mi convincono molto i pantaloni. Però vi devo dire, i capelli sono la mia parte preferita, cioè. Aspetta, ho chiesto a questo tizio di farmi vedere in confronto. Guardate che bello che sono. Però adesso voglio andare da qualche ragazza. Aspettate, adesso metto un cartello e dico, e ci scrivo dammi un voto. Vediamo se mi vedono. E ci scrivo sopra, dammi un voto. Allora, Dammi guarda un me, voto. voto. Ragazzi, dicevo, come potete vedere, adesso è tutto perfetto. Vediamo, dammi un voto. Mi dai un voto? Bro. Ah, questo ragazzo in confronto a me non è niente. Oddio, questo è terribile. Dammi un voto, vi prego, datemi un voto. Qualsiasi cosa, basta che mi date un voto. Oh, ragazzi, no, no, vai via, voglio un voto prima e poi vengo con te. Dammi un voto, tu, dammi un voto, finta Robby. Dammi un voto. Non mi stanno proprio calcolando. Dammi. Perché si stanno facendo tutti i Robby? Dammi un voto. Mi dai un voto? Ti prego, fa che sia italiana. Dammi un voto.
Vabbè, sentite, facciamo che 10. A me piace. Ragazzi, nessuno mi sta calcolando, però. 8. 8? Stai scherzando? Aspetta, glielo scrivo. Ok. Ma stai scherzando? Massimo 9. Pazza. Ma stai scherzando? Ma dove è andata? Ragazzi, no, ma sta scherzando. Questo è Massimo 9. Ma che 8. Questo è il ragazzo più bello che io abbia mai visto in vita mia. Cioè, meglio di così non si può ammirare. Va bene, ragazzi. Comunque, il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. E nel prossimo vi farò vedere come fare un look bellissimo, però per ragazze. E ciao!